Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo dei bucatini al forno con i gamberoni e i pomodorini freschi. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 320 g di bucatini, di grano duro questa volta, 400 g di gamberoni, da cui ho rimosso l'intestino, con le teste insieme a carota, aglio, sedano, cipolla, mezzo bicchiere di passata di pomodoro, mezzo bicchiere di vino bianco. Le ho fatte cuocere per circa 20 minuti e ho creato la bisque che andrà a insaporire ulteriormente il nostro piatto. Ci serviranno 300 g di pomodorini datterini tagliati a metà, del prezzemolo, uno spicchio d'aglio, del peperoncino a piacere, olio, sale e pepe. L'acqua sta per venire a bollire, mettiamoci subito a cucinare. In questa pentola ho aggiunto un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, quello buono mi raccomando, è arrivata a temperatura. Andiamo ad aggiungere l'aglio, lasciamolo dorare qualche secondo. Aggiungiamo i pomodori. Levoriamo di sale e pepe. E sempre a fuoco bello alto, a fiamma viva, lasciamoli cuocere e ridurre la loro acqua. Nel frattempo che i pomodorini cuociono, ci vorranno 10 minuti, giusto il tempo che cuoce la nostra pasta, andiamo a buttare la nostra pasta aggiungendo prima un po' di sale alla nostra acqua in ebollizione e i nostri bucatini. 5 minuti prima della fine cottura della vostra pasta, iniziate a accendere il forno, riscaldatelo a 180 gradi perché finiremo la cottura nel vostro forno di casa. Ho scolato i nostri bucatini 2 minuti proprio prima della fine della loro cottura. Aggiungiamo la bisque, una parte dei gamberoni tagliati a pezzettini, e andiamo a insaporire bene. Lasciamo ridurre leggermente il liquido della bisque e poi trasferiremo tutto in una pirofila da forno. Ho trasferito i bucatini quasi cotti, mancavano 2 minuti proprio la cottura, sono ben al dente, in questa pirofila da forno. Andiamo ad aggiungere qualche pezzettino di peperoncino tutto attorno, del prezzemolo, del pan grattato, e dei gamberi a decorazione. Facciamo finire di cuocere in forno a 180 gradi per 10 minuti e poi tutti a tavola. Aggiungiamo un filo di olio crudo, 10 minuti sono passati e i nostri bucatini con gamberoni e pomodorini sono pronti per essere gustati. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, se vi è piaciuta mi raccomando mettete un bel like al video e vi siete iscritti al canale? Tante ricette vi aspettano! Ci vediamo domenica prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.